Cari amici, buon pomeriggio e oserei dire anche buona serata, visto che nella nostra città di Trani qui incomincia a piovere, oramai l'inverno è arrivato, sta arrivando. Ma veniamo al nocciolo della questione di oggi, ovvero la partita inaugurale della seconda fase per aggiudicarsi un posto al sole, come dico io, ovvero un posto al mondiale. Al Mondiale 2023 di pallacanestro maschile, nazionale ovviamente, non poteva essere altrimenti. Allora, oggi si gioca alle ore 17 Russia-Italia con diretta TV esclusiva su Sky Sport Arena. Allora, si giocherà a San Pietroburgo. Andiamo a dire innanzitutto come questo è il primo impegno appunto ufficiale della seconda fase. Il secondo avverrà al Forum di Assago a Milano lunedì 29 novembre alle 20:30 contro l'Olanda o Paesi Bassi come preferite. I 12 convocati da parte di Sacchetti sono: Candi di Reggio Emilia, Tonutto di Venezia, Flaccador di Trentino, Tessitori della Virtus Bologna, Spagnolo della Vanoli Cremona, Gaspardo di Brindisi, Bortolani di Treviso, Russell Diouf di Reggio Emilia, Alvidi di Milano, Nicola Achele di Treviso, Lever di Trieste e Paiola della Virtus Bologna. Prima di concludere il video, volevo dire che l'Italia è impegnata sì quest'oggi. Ovviamente andiamo però a dare uno sguardo a quello che è il girone. Il girone che vediamo è quello H che contiene al suo interno Italia, Russia, Islanda e appunto Paesi Bassi o Olanda. Passano le prime tre al terzo turno, è ovvio che poi dal terzo turno le cose si incominceranno sempre di più a fare più serie. Quindi oggi Russia e Italia alle ore 17. E poi c'è anche Olanda contro Islanda quest'oggi alle ore 19:30 nella città di Almere, un palazzetto di Almere. Quindi che dire, cari amici, io vi saluto e forza Italia, ciao!